chiesto di definire come misurare gli eventi da Friuli Future Forum dentro l'evento di conformità di oggi. Tre sono gli strumenti, alcuni tradizionali e altri meno tradizionali. Primo, che misura gli impatti diretti, indiretti e indotti, cioè l'aspetto di attivazione diretta delle attività economiche. La seconda è chiedere quanto siete disposti a pagare chi partecipa all'evento. Questo può essere un valore molto superiore, anche 10 volte superiore all'attività. E la terza è pensare di misurare quelle che sono le relazioni tra i soggetti, tra chi offre e il soggetto che vive l'esperienza, tra chi usa, le persone che vivono questa esperienza in quanto nuovi lavoratori, nuovi consumatori che vivono il futuro nell'ambito dell'attività dell'evento, e poi le relazioni con i soggetti presenti e internazionali. Una cosa importante relativamente agli eventi è questo ricordarsi. Quando misuriamo la fattore internazionalizzazione di un evento, possiamo misurare persone che vengono da noi a vivere l'evento da noi, oppure persone che parlano di noi a livello internazionale. Per cui due fattori diversi di confronto: essere vivi nel nostro contesto con persone internazionali, quindi costruirlo, piuttosto che far vivere altre persone del nostro evento attraverso anche quelli che possono essere i meccanismi della comunicazione nuova e virale che possiamo andare ad articolare.